Salve ragazzi, eccoci. Allora, lo so cosa mi state per dire, ma scusami Delta, perché stai facendo video di 17-18 minuti? Allora, sicuramente la campagna dura poco. Non vi aspettate, se faccio 30-40 minuti, ragazzi, la campagna la finiamo in 5-6 video. E onestamente no. Seconda cosa, è una dinamica del gioco molto particolare, e stare attaccato per più di mezz'ora, 30 minuti a vedere un gameplay molto particolare, no. Quindi, dopo questo che è tutto mezzo tutorial. Braccio propagandistico del capitalismo. Che lobby! Molto hardcore, vecchio stile. Sarebbe stato bello se mi avessero dato più visibilità senza citare Joker. Persino le mie migliori performance da solista erano considerate solamente un'introduzione al suo spettacolino. Vabbè, ora nessuno mi considererà più una spalla. Di sicuro non qui. Una volta finita, potremmo aiutare gli editor ad azzeccare i titoli. Ok, la doppiatrice è interessante, è brava a fare la voce da psicopatica. Complimenti, se la so cercata. Che stavo dicendo? Sì, quindi, essendo che secondo me la dinamica di gioco è un po' particolare, a sto punto preferisco farla durare poco. Ok. Ora vediamo che succede. A me dà fastidio che non puoi. Ah, ok. Vedo gente. Vedo esplosioni. Waller, la nave Teschio ci ha salutati. Passo. Tutti verso l'obiettivo. Lo scudo di Prometeo è attivo, ma non durerà per sempre. Mi ricorda proprio la domenica mattina a casa mia. Sì, che nostalgia del campo di battaglia. Ah, le guerre degli squali martello. No, concentratevi. Però le guerre tra squali sembrano fichissime. Task Force 6, vi voglio tutti in zona di attacco. Fammi indovinare, siete tutti con me? Curiosità. Ok, quindi mi seguono, che figata. Ok. Ok. E tu come hai fatto a salire? Ah, ok, mi seguono, ok. Ah, vanno un po' a modo loro, va bene, va bene. Ah giusto, ho dimenticato come si funziona. Ok. Ok. Ok, effettivamente uno shooter, non mi ricordo, gli shooter arcade di una volta, l'avete presente? Sì? Bene, perché sono più o meno così. Oddio quanta. Oh, ok. Ok. Indicatemi cosa distruggere ora. Vabbè, era giusto, è una missione, però non è che. Non è facile, cavolo. È una di. Ha un dei tasti strani. Che mi sta sparando? Non siamo al sicuro, ritirata. No, non era. Ah, oh, madonna, che non l'avevo manco. Ok, c'è qualcosa lì. Ok, oh, chi è che mi sta sparando? Ah, è un aereo. Oh, è un elicottero. Ok, ora ho capito. Guardalo, guardalo, guarda. Combattete!
Bello. Nessun bersaglio. Muoversi. Quindi adesso il nostro obiettivo effettivamente è questo qui. Oh, è la Madonna. Oh, è la Madonna. Non ho munizioni. Mi ha appena congelato. Raggiungete il punto di evacuazione. Qual è? Anche il terreno vuole uccidermi, dai. Dov'è? No, ah. Ok. Bombardamento sullo squalo. Ok. La vado. Scarico una raffica su qui. Ok. Forse avrei dovuto prevederlo. Non credo proprio. Ok. Sono stati colpiti. Questo è poco ma sicuro. 7 giorni prima. Ah, ok. Quindi questa era proprio. Avevo detto che era una situazione verso la fine della trama. Si capiva. 7 giorni prima. Quindi sono stati pure una settimana. Ok. Questo è God. Ha un ottimo shooting, però lo vedo molto caotico come gioco. E l'ho fatto a livello normale. Poi se la gente gioca a livello facile dice che non è difficile. Va bene. Il mio nome è Amanda Waller. Sono la direttrice dell'ARCOS, una divisione della sicurezza nazionale che non potete conoscere. Noi però vi conosciamo. E sono qui per farvi un'offerta. Voi non siete altro che cani rabbiosi, disperati, affamati. Però sapete come sopravvivere. Questo potrebbe fare di voi i regnanti di Arkham, ma fuori di qui il mondo si è dimenticato di voi. E passerete il resto dei vostri giorni a togliere i vermi dal polpettone della mensa. Ma tutto può cambiare. Io posso farvi uscire. Darvi una possibilità di fare del bene. Ne se voi... Salve, Harley Quinn, Gazzetta di Arkham. Una domanda al volo. Che cazzo è questo squalo? Io sarei ben lieto di presentarmi. Non sarà necessario, King Shark. Questo è un iniettore di microbombe degli amici della LexCorp. Una puntura nel collo e tanti saluti. Siete sicuri di voler morire in questo posto? No? Allora aiutatemi. Mi basta solo uno di voi. Gli altri tre sono già morti ormai. Quindi, provate a stupirmi. Dunque. Va bene, scusatemi. Dunque, Waller vuole dalla sua l'assassino più letale del mondo, è d'accordo. Ma voi a che cosa servireste?
Conoscendo personalmente Amanda Waller, suppongo niente di buono. In che senso conoscendo personalmente? E che ci fa un pesce ad Arkham? Hai problemi nella testolina, squalo? Ansia generica. Ma sono venuti a prendermi a casa. Nel mare? Penitenziario Bellrev. Potete concentrarvi per un cazzo di secondo? È una trappola. Siamo tutti spacciati, a prescindere da chi lo tocchi. Ah, il dilemma del prigioniero. Ma quale dilemma? Il prigioniero vuole uscire. Ma capitano, sei appena arrivato. Io sono qui dentro da 5 anni. A me sembra di parlare con voi da 5 anni. Non possiamo... Ah, scusa, Deadshot. Stiamo per caso interrompendo la tua relazione con il lettino? Ma Deadshot non doveva essere bianco. E tu non dovevi essere muto? Cazzo di canguro. Perché sei australiano. Ok, quindi cominciamo ad ammazzarci tra di noi o cosa? Perché sarò sincera, ucciderei chiunque per uscire. Ucciderei voi, ucciderei me. Nessuno ucciderà nessuno. Se nessuno prende la bomba, Waller tornerà qui. Capirà che non siamo dei fottutissimi pazzoidi e ci lascerà andare. Quindi non faremo nulla. Bene, sono molto bravo a non fare. Godetevi il nulla, idioti. Forse avreste dovuto passare meno tempo a scuola e più tempo a imparare come scassinare. Perché sembra proprio che Capitan Boomer... Ma cos'è? Ok. L'ha appena colpito, Deadshot. Ok, l'ha colpita anche la King Shark. Vabbè, lei in gold, Early King. Ok. Bentornata, che vince? Nessuno. Abbiamo una bomba in testa. Abbiamo perso tutti. Lo squalo ha ragione. Siamo stati fregati. Vi siete fregati da soli? Benvenuti nella Task Force 6. Che bello. Cominciamo bene. Però è stato simpatico all'inizio. Questo, all'inizio proprio, ma un po'... disorientato. Spazi stretti. Respira. Ok. Serve un piano per gestire questi figli di... Sei sveglio, vero? In realtà sono figlio di un dio. Abbassarmi al livello dei mortali è già un'onta. Lo è anche per me. Non pensavo di portarmi dietro la zavorra di Arkham. Ho qualcosa nell'orecchio! Qualcuno di voi bastardi mi ha infilato una roba nell'orecchio! È un comunicatore. Così sentiremo le tue cazzate ovunque. Mi state facendo rimpiangere l'isolamento! Beh, bello non essere più ad Arkham. Grazie, stronzi. Beh, avremmo potuto fare una rivolta come la gente normale. Ma no! Devono essere tutti degli infami! Era un test. Un trucco. E non so ancora se abbiamo fallito. Beh, 4 teste esplose sono meglio di una. Dove si va? E chi dobbiamo uccidere? Ci hanno armato come un esercito. Ehi! Ma c'è il cazzone alla guida di questo treno adesso? Certo che no.
Non ho mai viaggiato in treno prima di oggi. Oh, però! Ah, ma che sfiga! Questo treno è come l'australiano. È vecchio e marcio. Mi spiace, pasticcino. Non sono così vecchio. Squalo, tira quel freno. Sapevo che lavorare con voi sarebbe stato un disastro per un mio, ma così è troppo. Madonna, ecco, vedi, questo adoro come inizio, non quello precedente che mi avete buttato come già come si gioca, però io voglio la narrazione. Stupido treno di merda. Comunque va a 60 fps, ragazzi, eh? Si vede che va a una buona qualità. Ehi, aspetta, bello. Cosa c'è? Non lo senti? Sento cosa? Mi prendi in giro? Vecchia scuola. Miss Top Secret vorrà parlarci. Oh, ci ha fatto una playlist? Ok. Congratulazioni, Task Force X. Se state ascoltando, almeno uno di voi ha raggiunto vivo la zona operativa. Squalo! Zitto, canguro. Le comunicazioni non funzionano sottoterra, quindi fatevi bastare questo nastro. Ecco gli obiettivi. Perfetto. Ognuno di voi è equipaggiato con del C4. Fate esplodere il muro degli arrivi della vecchia stazione. Superatelo. Arrivate al tetto dell'edificio e stabilite una comunicazione. Fin nei minimi dettagli. Task Force X, avete gli ordini. Ignorateli, separatevi o fatemi incazzare in qualche modo e vi faccio saltare quelle belle bombe che vi siete amorevolmente piantati nel cranio. Sopravvivete e ci aggiorniamo. Passo e chiudo. Ok. Posso fare una cosa? Ah, oddio. Ah, vedi? Oh... Ullala, ora sì che si ragiona. Pure aspetto, sul serio? Sì ragazzi, avete capito? Ho la skin originale dei personaggi. Su CD-Squad Classic, io quasi quasi la terrei. Oh, guarda che carino. Trofei? Che cazzo? Ok, standardo non lo so, statistiche personaggio, allora Harley Quinn io me la terrei normale, questo bellissima comunque, facciamo così, mantieni a questo tipo di equipaggio, perché c'è la personaggiazione e la Madonna, no. Oddio, ho la... Che figata. Quindi sono gli equipaggiamenti che io... Oh. Ok. Te invece... Aspetta. Andiamo con... Aspetta, madonna i tasti. Triangolo. Ah, ecco. Vabbè, però mi dai armi ignoranti. Ma vedi che mi dai equipaggiamenti. Ok, però vorrei. Tasto sbagliato. Aspetto, però voglio di lui. Sì. È bello l'originale, lo conosco originale. Oddio no, però lo vorrei mettere originale a lui, signori. Mi piace troppo.
com'era nei fumetti. Molto figo. Ok. Lui, vediamo un po'. Lui è particolare. Abbiamo la versione Madonna, o altrimenti versione la sua originale. Sono molto indeciso quale prendere, a dire il vero. Io proverei questo. E poi abbiamo Boomerang. Vabbè, ovviamente c'è stava. Oddio. Lasciamo normale meglio. Arlecchino è l'unica che mi può piacere, però. Il costume mi piacerebbe, però non vorrei. È la testa che vorrei togliere. Bloccata, peccato, volevo senza testa, senza quella maschera. Vabbè, rimaniamo ancora con questo. Poi abbiamo il social. Che cacchio sono? Amici, clan. Vabbè. Mondiale, tre giocatori. Negozio. Ok. Sì, scusate, sto guardando un po' le cose. Ah, ecco il negozio. Ah, avete capito? Ah, vedete? La cosa fa in parte ridere per un semplice motivo, signore, perché io già ce l'ho. Però giustamente ci sta la versione. Figo però. Questo mi piace di più, con i capelli rossi suoi. Che cacchio è quello? Ah, è la variabile dei. Ok. E questo che cacchio è? Oddio. Uffa, non sono abituato. Ok, fatemi vedere questo. Vabbè, la versione deluxe io ce l'ho, quindi non ho problemi. Lo so che non ho abbastanza soldi, infatti. Però strano che non ho la cosa qui. Oddio, che cacchio è questa versione? Oddio, inquietante. Ah, vedi, c'ho i tessuti materiali, ho giusto, classico ombra della check. Bello questa versione. Vabbè, ma scusami, perché io quale. Oh, scusami. Opal City, Star City. Perché qualcuno vorrebbe lasciare Gotham? Una parte di essa è stata trasformata in una prigione. Sì, stanno gentrificando tutto ultimamente. Solo una cosa, scusami, aspetto. Ah, vedi che di no, è diverso, no, è diverso. Ah, ah, no, no, è diverso. È diverso perché tiene la cosa laterali. Ah, ecco, ok, la differenza c'è con. Ok. Vabbè, andiamo. Ho perso tempo, però volevo capire. Platform. Questo posto sarà degli anni 50. Guarda che non può mica rispedirci indietro nel tempo. Vero? Platform. Pronto a scoppiare! Sì, magari non farti ammazzare. 3, 2, 1, 1! Ci penseremo e torneremo. Me lo sento. Ah, ok, no. Assolutamente no, no, no. Andiamo con.
Vabbè, però con questo è qualcosa di allucinante, signori. Andiamo con questo. Meglio questo, scusatemi. E questo invece? Vabbè, no, va bene. Con questo non ho altre tipologie di colore. Ok, no, sto guardando, scusatemi. La differenza qual è? O mi aumenterebbe. Ok. Calmati, che è successo? Figo. Va bene, che volevo dire? La stoppiamo qua, va? Uno dice, ma come? Non hai fatto niente? In realtà ho fatto una perlustrazione, ma qua ora credo che ci sia tutto. Dell'ascensore sono bloccate. Forse se spariamo quella centralina dovremmo riuscire a sbloccarle. Vediamo un po'. Bene, qui del 38 al prossimo video, passo e chiudo. Ma voglio un attimo studiare un attimo il contenuto, voglio capire un attimo come funziona. Ah, oddio. Ma tu puoi. L'ascensore non va. Forse. Scusami, ma vedo che c'è una. Potremmo sparare quel generatore per Scusa, c'è una lettera. Oddio, poi veramente. Però vedo che c'è una lettera. Come faccio a prendere la lettera, signori? Cioè. Squadra. Ok. Ah, vedete? Tutti i bot. Perché mi dà un aspetto? Che cosa sta succedendo? Ok, no, ma più che altro ho visto che c'è una cosa. Ok, ma scusate, perché vedo che c'è una lettera? Mi indica che c'è una lettera? Ragazzi, come faccio a prendere? C'è una L'ascensore lettera, c'è. bloccato. Sparare al generatore potrebbe. Ok, però mi sta dicendo. Ma che c'è un punto interrogativo qui? No. Ok, no, stavo guardando. Ah, comunque ci sono un sacco di contenuti. Ok, però perché mi dice che c'è una lettera? Voglio capire come funziona la lettera, signori. Vabbè, niente. Faccio così, la sto pianto qua, me la devo studiare un po'. Però intanto sono contento che quei personaggi possa alternare. Questa è una cosa che adoro. Ok. Qui del 38 passo e chiudo. Bella raga.